ci mettiamo in posizione seduta, gambe incrociate, schiena lunga, spalle rilassate, cuore aperto. Facciamo dei piccoli cerchietti con il collo, mandibola rilassata, spalle rilassate. Anche nell'altro verso. Prendiamoci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno, se c'è qualche spigolino, qualche zona dove c'è più attrito, vado più lentamente. E poi lentissimamente mi fermo al centro e la testa galleggia bene sopra il petto. Facciamo dei piccoli cerchietti con le spalle. Anche nell'altro verso. In questa fase usiamo il movimento per facilitare il sentire. È più facile sentirci se ci muoviamo, sentirci in superficie. Dopo, se vogliamo sentire profondo, è tutto un altro discorso. Ma usiamo il movimento per sentire il corpo, per avvicinarci al corpo, e poi lentamente lascio cadere bene giù le spalle. Solo quando le spalle sono bene atterrate giù, sento che la testa galleggia ben sopra il petto. Facciamo dei cerchi con il petto, con lo sterno, con il cuore. E questo movimento lo associamo al respiro. Quando vengo in avanti con il cuore, inspiro. Quando vado indietro, espiro. Continuo con un paio di volte, sempre un movimento esplorativo, cerco di non cadere nella stereotipia, nei movimenti ripetuti, senza attenzione, sono movimenti conoscitivi. Anche nell'altro verso, mescola bene. Quando il petto va in avanti, inspiro, quando vado indietro, espiro. Assicuriamoci di non cadere nella trappola del fare senza sentire. Usiamo il movimento per sentire. Ci muoviamo e ci sentiamo contemporaneamente. Siamo attori e spettatori. Simultaneamente, non prima uno poi l'altro. E poi lentamente mi fermo al centro, se voglio con una piccola spirale, e sento che il petto galleggia sopra il bacino, le spalle ben atterrate giù e la testa che galleggia bene sopra il petto. Apriamo gli occhietti così ci capiamo meglio e andiamo ad appoggiare medio indice o solo indice proprio dietro. A livello dell'occipite vado a toccare il cranio. Sento il cranio, le ossa del cranio, scendo giù e a un certo punto sento che dalle ossa, in qualche maniera, dalla matrice ossea si passa a un terreno un pochino più morbido. È proprio lì, questa zona di transizione tra l'occipite e il rachide cervicale. Siamo proprio a livello dell'atlante. Lì appoggiamo le dita e facciamo una dolce pressione con le dita, diciamo, a destra e ci incliniamo un po' a sinistra. Devi sentire le dita che sprofondano un pochino dentro. E poi torno e poi dall'altro lato spingi a sinistra e inclina un po' la testa a destra. Se non senti che le dita possono scendere un pochino, vuol dire che sei nel punto sbagliato. Cerca un po', gira lì attorno, senti che si forma questa dolina e torna, fallo un paio di volte.
non fai niente con le mani lasciano una dolce pressione, è semplicemente l'inclinazione laterale del collo che crea questo avvallamento, che addolcisce un po' questo terreno, lo ammorbidisce. E piano lì mi fermo, le mani scivolano un pochino più in giù, andiamo più al centro delle rachide cervicali, in mezzo al collo, e spingiamo dolcemente l'occipite verso dietro, l'occipite, il cranio verso dietro, il mento rimane parallelo al pavimento, perciò l'occipite va indietro, il mento rimane parallelo al pavimento, e spingo dolcemente il collo in avanti, come se volessi spingere C3 in avanti e C1, l'atlante indietro, l'occipite indietro. Ovviamente sono movimenti molto piccoli, non ti arrabbiare se la cosa non la senti come eclatante. E ci respiriamo dentro. E poi piano liberiamo. E restiamo con la sensazione che le orecchie sono più o meno sopra le spalle e che la testa galleggi bene sopra il petto. Occhi socchiusi, facciamo dei bei respiri. Mi concentro sul respiro, non lascio andare il respiro dove vuole lui. Prendo le redini del mio respiro e durante tutta la pratica cerco di mantenere il controllo del respiro. Fuori l'aria. Inspiro in 7 tempi. Apnea polmoni pieni un attimo. Espiro in 7 tempi. Non irrigidire, lascia che la testa galleggi sopra il petto. Inspiro 7. Apnea polmoni pieni. Espiro 7. Inspiro 7. Adesso in apnea polmoni pieni, 3 tempi. Fuori l'aria, 7, lentamente, non buttare tutto fuori subito, controlla il flusso. Apnea polmoni vuoti, 3 tempi. Inspiro, 7. Apnea polmoni pieni. Espiro, 7. Lentamente, non sgonfiarti, tutto subito. Apnea polmoni vuoti. Piano. Lascia il respiro spontaneo, tranquillo. Controlla bene la pelle del viso. Uno sguardo sereno. Pollice e indice si sfiorano, ruotiamo i palmi verso l'alto. E risuoniamo con un om. Inspiro. Piano, gentilmente, delicatamente apriamo gli occhi. Dolce sorriso. Sì, sì. Le mani dalle ginocchia, passano il bacino, appoggiamo bene le mani indietro. Spingo sulle mani, cuore al cielo. Una piccola estensione. Le scapole sì, sono vicine, ma non vicinissime. Non è che devi proprio rompere noccioline con le scapole. Sì, le scapole sono vicine per dare spazio bene alla parte anteriore del tronco. Ma un po' di aria passa anche posteriormente. Cerchiamo di controllare bene il respiro, non lasciamo andare il diaframma dove vuole lui. Se lasciamo andare il respiro, la mente va dove vuole lei. Bei respiri. Portiamo bene l'aria anche nella parte posteriore del tronco, tra le scapole, ma espandiamo bene la parte anteriore, dove ci sono le clavicole.
E piano lentamente torno al centro con le spalle, con la testa, sento la verticalità, sento la preziosa verticalità, recupero tutte le curve della colonna, queste fisiologiche lordosi, e piano male le mani scivolano dal bacino alle ginocchia, passano in avanti e mi fletto giù. Posizione elettiva per andare a cercare di spazio, di prezioso spazio, di vitale spazio tra le scapole. Facciamo dei bei respiri nella zona scapolare, nella parte posteriore del torace. Controlla bene il flusso. Rilassa tutto ciò che non serve, rilassiamo i gomiti, rilassiamo la testa, rilassa bene le anche. E qui facciamo dei respiri tutti assieme, fuori l'aria. Inspiro in 7. Cerca spazio, soprattutto tra le scapole. Fuori l'aria in 7. E lentamente, inspirando, mi aiuto con le manine e recupero la verticalità. Non una verticalità qualsiasi. L'allineamento nello yoga è fondamentale, soprattutto a scopi energetici. Una bella verticalità, proprio come un... come se ricercassi la, diciamo, la minima distanza tra terra e cielo, una bella verticalità, e ma mantenendo la rotondità delle curve. Senti una dolce lordosi lombare, una dolce cifosi toracica, una dolce lordosi cervicale. Verticalità non vuol dire appiattimento delle curve, vuol dire semplicemente l'organizzazione spaziale di queste curve. Apriamo dolcemente gli occhietti, andiamo con la mano destra, con la vostra mano destra, patacca in avanti, mano destra vostra, sì. La mano la apriamo e la appoggiamo lateralmente, ben distante dal corpo, non vicino, vado un po' distante, un triangolo equilatero, la distanza che c'è tra la mano e l'anca deve essere almeno, diciamo, non dico la distanza del braccio, ma abbastanza lì, la manina va su. La mano a sinistra bene su, la mano che sta sotto spinge, uno sguardo sereno o in avanti, tranquillo, o verso l'alto. E facciamo bei respiri con questa zona qua, con l'emicostato sinistro. Qui facciamo una respirazione quadrata. Inspiro, 4 tempi. Apriamo i polmoni pieni, rimani 4 tempi, fuori l'aria 4 tempi, apriamo i polmoni vuoti 4 tempi, inspiro 4 tempi, cerca spazio tra le coste, apriamo i polmoni pieni, fuori l'aria, apriamo i polmoni vuoti. E piano inspirando recupero la verticalità ed espirando mucula, bocciolo, i tuoi pastelli si fondono, e piano cambio, appoggio la mano sinistra non vicino al corpo, abbastanza distante, in modo tale da creare una sorta quasi un triangolo equilatero, vado su con l'altra mano, la mano che sta sotto spinge, cosa spinge? Spinge queste coste verso l'alto. Ho uno sguardo tranquillo in avanti, ho uno sguardo verso la mano che sta su. Senti la posa, senti la forma. Cerca di sentire anche in questa situazione una fisiologica lordosi lombare, non appiattire tutto. Facciamo delle respirazioni assieme. Fuori l'aria, respirazione quadrata. Inspiro, 4 tempi. Apriamo i polmoni pieni, 4 tempi l'aria esce, apriamo i polmoni vuoti, inspiro 4, apriamo i polmoni pieni, fuori l'aria,
Aprire polmoni vuoti. Inspirando, recupero la verticalità del tronco ed espirando mucula, bocciolo. E piano libero. Facciamo dola con l'equilibrio, una bella dola. Senti la forma. E piano da dola appoggiamo le mani in katakamuka, pollice medio indice sulle ginocchia. Sì, come se tenessi degli incensini. Spalle rilassate. Risuoniamo con un lam. L-A-M. Inspiro. La. Gentilmente apriamo gli occhietti. Sì. E piano libero. Buono. Apriamo le gambette. Sì. Abduciamo bene le anche. Senti qualcosa che si apre. Sì, almeno più largo del tappetino. Devi sentire un qualcosa che si allunga piacevolmente in questa zona qua. Ti sfasi, senti nel tappetino del vicino non succede niente. Il vicino è contento di ospitarti. Mano destra, patacca. Vostra mano destra. Mano destra vicino all'osso pubico. Mano sinistra, patacca. E piano apro bene, ruotando bene il tronco e poi la mano sinistra va dietro all'osso sacro. Spingo bene sulle mani, schiena lunga, sguardo verso dietro. Resto qui qualche respiro. Le mani spingono bene giù, schiena lunga. E qui invece facciamo delle respirazioni yogiche complete. Mi assicuro prima di tutto di avere una verticalità della colonna e di anche mantenere le curve della colonna. Vuol dire una lordosi lombare, una leggera cifosi toracica, una leggera lordosi cervicale. Mento è parallelo al pavimento. Se il mento non è parallelo al pavimento e non sento galleggiare la testa sopra il petto, magari allento un po'. Fuori l'aria. Inspiro, 4 tempi nella pancia. 3 tempi nel torace, continua l'inspirazione. 2 tempi fino alle clavicole, la base del collo. Fuori l'aria, clavicole, torace, pancia. Inspiro pancia, continuo nel torace, fino al collo, fuori l'aria, collo, torace, pancia. E inspirando lascia che il corpo torni al centro da solo. Senti, senti che troppo avvicina una giusta tensione, un giusto allungamento. Se allunghiamo troppo, quasi otteniamo l'effetto opposto di quello che ricerchiamo nello yoga. Quando ci allunghiamo nello yoga, cerchiamo di normalizzare il tono neuromuscolare, che non è un esercizio di stretching. Non è che vogliamo allungare i muscoli, vogliamo normalizzare il tono neuromuscolare. Che poi, quando lo normalizziamo, il muscolo diventa più lungo. Ma se io faccio uno stretch troppo attivo, non vado a normalizzare il tono muscolare, vado solo a fare il lavoro sulle fasce, sui muscoli. Allungo il muscolo, ma vado quasi ad irritare il sistema nervoso. Vado ad alzare il tono neuromuscolare. Perciò vado ad allungarmi in una maniera completamente diversa di quello che ricerchiamo noi. Perciò mi assicuro che ci sia una dolce tensione, quasi uno stiracchiamento, una dolce apertura, è lì che vado a lavorare. C'è una forte correlazione tra il tono neuromuscolare e sostanzialmente i processi cognitivi, il nostro grado di stress. Quando siamo stressati il nostro tono aumenta, no? E viceversa, quando rilassiamo il corpo, anche lo stress, anche diciamo a livello cognitivo, succede qualcosa. Mano sinistra, patacca, davanti all'osso pubblico,
mano destra la appoggiamo sopra. Chi conosce può fare mazia, che vuol dire sì, pesce. Lì bisogna svegliare tutto ciò che sta sotto qua, non è che si può. E apro. La manina va dietro lo sossacco, le mani spingono, schiena lunga. Mi assicuro di non perdere le curve della schiena. Perdere le curve della schiena è sostanzialmente non aiutare il nostro benessere. Le curve ci devono essere e cerchiamo di portare queste curve in un buon allineamento rispetto alla gravità. Questo nello yoga si chiama cercare il baricentro. Sguardo verso dietro, fuori l'aria, respirazione yogica completa, 4 tempi nell'addome, torace, continua bene nel torace, cerca spazio nel torace, fino alle clavicole, cerca spazio alle clavicole, fuori l'aria, clavicole, torace, non buttare tutto fuori subito, pancia, pancia, torace, clavicole, fuori l'aria, clavicole, torace, pancia. E inspirando lascia che il corpo torni al centro. E piano libero. Sì. Incrociamo di nuovo le gambe. Schiena lunga, appoggio bene gli ischi, mi assicuro che la zona lombare sia dolcemente in arco, che la zona toracica sia libera di respirare, perciò che vada in dolce cifosi, e che la zona cervicale sia in dolce, in una fisiologica curva. Devo sentire la testa che galleggia sopra il petto che galleggia sopra il bacino. Da qui facciamo Sikara, cima, poggiamo le mani sulle ginocchia. Sì. Energia nel pollicione, per orientarlo bene verso l'alto, energia nella schiena, che non vuol dire rigidità. Quando nello yoga si dice porta l'energia, non è portare forza, ma è portare il sentire. Spalle rilassate, cuore aperto, petali di rosa sulle labbra e risuoniamo con un VAM, V-A-M. Inspiro. Apriamo dolcemente gli occhietti. Esatto, esatto, sì, sì. Sorriso finto a tutti. Finto, 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 un bel sorriso finto. Sì, come quando vai dal dentista, mi mostri i denti. Benissimo, bravo. Buono, buono, sì, sì. E se non riusciamo a fare un sorriso finto, dobbiamo farci delle belle domande. E piano libero, ok, buono. E andiamo in Dandasana, il bastone, appoggio bene gli ischi. Appoggio bene le mani, porto l'attenzione, l'occhio dell'attenzione alla mia schiena, alle curve della mia schiena, mi assicuro che la schiena sia morbida ma ben orientata. Inspiro Kekkabhi Mudra, Paschimottanasana, e restiamo qui qualche respiro, resto qui qualche respiro, lascio cadere la testa, lascio cadere le spalle, lascio cadere i gomiti, mi metto in posizione comoda, resto qui qualche respiro, respiro bene dentro la posa. Cerco di tenere il corpo fermo, di non fare gesti inutili, resto nel respiro, resto nel sentire. E poi lentamente da questa posizione qua
allento, sento la tensione, probabilmente dietro le cosce, un po' dietro la schiena, allento la tensione, risalgo su e mi fermo, ciò che nella yogaterapia si chiama il punto dove c'è la prima tensione. E facciamo dei respiri sulla prima tensione. Se io sono qua, sento tante tensioni, sento il soleo, il polpaccio, gli adduttori, la schiena. Se io risalgo, a un certo punto sento che alcune tensioni vanno via e facciamo dei respiri sulla prima tensione. Ciò che nella yogaterapia è fondamentale, perché si dice che il blocco pranico avviene nella prima tensione. E ci respiriamo dentro. Mi assicuro veramente di no, non è un esercizio di stretching. Sì. È un esercizio di ascolto. E facciamo dei bei respiri con la zona toracica, come se volessimo aprire bene le scapole. Lascia le spalle libere di muoversi. E poi lentamente recupero, riconquisto Dandasana, il bastone. Lascio le mani dove sono, lascio i talloni dove sono, spingo sulle mani, spingo sui talloni e vengo su con il bacino. Se non ho problemi con il collo, allungo bene il collo verso dietro e lo lascio dolcemente cadere giù, sempre con un minimo di controllo, non è proprio lo abbandono, lo accompagno mentre lo allungo verso dietro. Piedi spingono giù, bacino bene su, restiamo qualche respiro, Hardha Parvottanasana. Piedi bene in appoggio, inspiriamo qui, espiro, le mani tornano tra le, il bacino torna tra le mani, il bacino torna tra le mani. E facciamo questa sequenza, inspiro, Kekkabhin Mudra, mi allungo, Paschimottanasana, inspiro Dandasana. Espiro, spingo bene le spalle lontane dalle orecchie, allungo bene la colonna, ricerco la morbidità della schiena ed inspirando vado su con il bacino. Espiro Dandasana. Ancora una volta con questa sequenza, questa preziosa sequenza. Inspiro, Kekkabhin Mudra. Paschimottanasana. Inspiro Dandasana, resta con me anche bene nel respiro, non solo nella forma. Espiro, le mani spingono giù e ricerchiamo una belle curve nella colonna ed inspirando bacino in alto. Espiro, appoggio giù il bacino. Buono. Avviciniamo i piedi, due mani alle ginocchia. Se posso, proprio vado a prendermi le ginocchia. Sollevo i talloni, stacco anche i piedi, equilibrio qui, stacca bene i piedi, piano, le mani scivolano e andiamo in Navasana. Qualsiasi problema piego le ginocchia, sguardo in mezzo agli alluci, mento parallelo al pavimento, non lascio andare la testa indietro. Addome attivo, qualsiasi problema piega le ginocchia, ti prendi sotto le cosce. Sì. Inspiro, espiro, Agni, fuoco. È una bella posizione quadrupedica. Inspiro, tigre, arca la schiena. Guarda in alto con la coda, guarda in alto con il mento. Espiro, gatto. Infila bene la coda tra le gambe. Inspiro tigre. Espirando gatto. Continua un paio di volte, solo questo. Inspiro tigre, lo facciamo tutti assieme. Arca bene la schiena, mento in alto, coda in alto. Espirando gatto, risucchia bene le pelvi, spingi bene con le mani. Inspiro tigre, via grasana. Buono. Espiro marjarihasana, sguardo bene all'ombelico. Inspiro tigre, arca la schiena, espirando gatto, risucchia bene le pelvi e poi mi fermo in posizione neutra. Buono,
Facciamo lo stesso esercizio ma con le doppie torsioni, ci mettiamo una pretorsione prima. Facciamo solo questo, andiamo un po' avanti con la mano destra, anche poco, decidi tu. E vado un po' avanti col ginocchio sinistro. Se sei molto, diciamo, può essere anche molto piccolo il movimento, può essere veramente solo un piccolo passetto o può essere un grande passo e quasi il ginocchio va sulla mano. Decidi tu quanto. Decidi tu quanto vuoi. E da qui, gatto tigre, inspiro tigre, arca bene la schiena. Espiro gatto, sguardo all'ombelico. Inspiro tigre, arca la schiena, tutta la schiena, anche la zona toracica. Espiro gatto, risucchia bene le pelvi, spinge bene con le ginocchia. Inspiro tigre, arca bene la schiena. Espirando gatto. Ultimo, inspiro tigre. Buono, buono, buono. Espirando gatto. Piano ritorno, mi risistemo un attimo, sento la centralità e vado avanti con la manina sinistra e vado un po' avanti col ginocchio destro. Sento questa simmetria, siamo in curva. La colonna è già in una sorta di preflessione laterale. Sono un po' in questa posizione qua, con la colonna, va benissimo. E da qui faccio gatto tigre, inspiro tigre, non cercare allineamenti, non cercare simmetria, arrotonda la schiena, inspiro tigre, espirando gatto, inspiro tigre, via grasana, espirando gatto, inspiro tigre. Cerchiamo mobilità tra le coste, espirando gatto. E poi con calma, quando voglio mi fermo al centro, ritorno con le mani, ritorno con le ginocchia. Vado un po' indietro e andiamo in Shashankasana. Posizione della lepre. E qui qualche bel respiro con la pancia. Testa pesante, gomiti cadenti. Spalle rilassate, rilasso tutto, lascio cadere bene giù i gomiti, gomiti cadenti, lascio cadere bene giù le spalle, se posso appoggio la fronte a terra, a costo di venire un pochino più avanti con la testa, sì, faccio qualche bel respiro qui, e piano ritorno, posizione quadrupedica. Vado in avanti, il bacino viene in avanti, avvicino un po' le scapole, apro bene il petto e vado a cane a faccia in su. Sì. Espiro Shashankasana, lentamente. Decido io quanto andare indietro, posso anche farlo piccolo piccolo. Inspiro, cane a faccia in su. Urdha Mukha Svanasana. Shashankasana. Inspiro, Urdha Mukha Svanasana, cane a faccia in su. Espiro, Shashankasana, glutei bene sui talloni, o verso i talloni, decidi tu quanto. Inspiro, Urdha Mukha Svanasana, cane a faccia in su, o verso e cane a faccia in giù. Talloni e i glutei. Resto qui qualche respiro, testa pesante. Qualche bel respiro con la pancia. E piano sollevo la testa, una bella posizione quadrupedica. Inspiro tigre, via grasana, punta i piedi. Cane a faccia in giù, glutei al cielo. Qualche bel respiro qui. Testa pesante, glutei che salgono, mani che spingono. Piede destro al cielo, piede destro lateralmente alla mano destra, faccio posizione comoda, 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 ben laterale, comodo, comodissimo. Appoggiamo giù il ginocchio sinistro, appoggiamo giù il collo del piede sinistro e andiamo su con la manina destra. Ma lasciamo cadere bene giù il bacino, mi assicuro che il piede sia più o meno sotto il ginocchio, mi assicuro che il piede sia più o meno sotto il ginocchio, sì, sì, buono.
sguardo bene la mano che sta su, qualche bel respiro, e lascio cadere bene giù il bacino. Mi assicuro che il bacino non sia in su, bacino cadente, come se volessi avvicinare il bacino al tallone a costo di andare più avanti con il piede. Sì, inspiro qua su, espiro, appoggio giù la manina. Se posso, appoggio il gomito a sinistra a terra. Mi assicuro che il bacino scenda ben giù. E vado con la mano destra al cielo. Se no, appoggio la mano, non è nessun problema. Posso appoggiare la mano e faccio quello di prima. Sguardo bene la mano che sta su. Sguardo il palmo della mano, devo vedere il palmo della mano. Perciò non deviazioni strane con le mani. Lascia cadere bene giù il bacino. Senti lo psoas che si allunga, i flessori dell'anca che si allungano. Stiamo facendo un grande regalo in realtà al nostro respiro. E piano giù la manina, torno anche con l'altro. Sì. Punto il piede che sta dietro, spingo il tallone lontano, piede destro raggiunge il piede sinistro, facciamo un piegamento. Cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Piede sinistro al cielo. Piede sinistro lateralmente alla mano sinistra. Appoggio giù il ginocchio, appoggio giù il collo del piede, ma la cosa che mi assicuro è che il bacino cada giù. Il bacino deve cadere, devo sentire qualcosa che si allunga qui davanti. Devo sentire qualcosa che si sta aprendo qua davanti. Mano sinistra al cielo. È un lavoro sullo psoas, muscolo dell'anima, un muscolo fortemente legato al diaframma. Bei respiri, rimani con le sensazioni, nessun movimento inutile. E piano giù la manina. Se posso, se no rimango qui, appoggio giù il gomito, faccio perno, spingo bene giù il gomito, faccio ruoto attorno a questa spalla e vado su con la manina. Questo è per allungare ancora un po' di più qui, questi flessori dell'anca. Se posso, appoggio giù il gomito destro, gomito destro ben giù. Tu puoi sicuro appoggiare giù il gomito, appoggia il gomito. Ok, vedi tu, ti vedevo così agile. E piano giù la manina, appoggio anche l'altra manina, punto il piede che sta dietro, faccio lentamente questa transizione, spingo il tallone lontano, la prima cosa spingo il tallone lontano, poi spingo bene giù con le mani e il piede lentamente, gentilmente si avvicina all'altro, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, camminiamo con i piedini verso le manine. Lasciamo cadere giù la testa e le spalle, spingiamo bene con i piedi e piano vengo su, vado direttamente su, andiamo in Anjali Mudra. Se mi gira la testa, vado lentamente, mi prendo tutto il tempo di cui ho bisogno e vado a diventare canale, un'autostrada tra terra e cielo. Un'autostrada lunga, lunga, dritta, dritta, aperta, aperta. Senti tutto il traffico, tutta la... l'energia che va. Piano solo la testa, ritorna bene al centro, piedi bene uniti se puoi e andiamo in Ardha Chandrasana. Diciamo il bacino va a destra e tutto il corpo si orienta un po'. Puoi tenere tranquillamente gli occhi chiusi, qualche bel respiro qui. Non è una posizione di rilascio, è una posizione in cui vado verso l'alto e oltre. Ci respiro dentro, ormai il nostro mantra lo conosciamo, energia sì, tensione no, espansione sì, compressione no. Ricerchiamo tutte queste cose nel corpo. Se ti senti compresso, c'è qualcosa che non va, cambia qualcosa, aggiustati bene e usa il respiro per cambiare questo qualcosa. La correzione parte sempre dal respiro nello yoga.
piano torno al centro e poi il bacino va un po' a sinistra, si sposta un po' a sinistra e l'idea non è di andare giù, non è che mi tuffo giù, l'idea è di andare in su, come se volessi tuffarmi nelle nuvole, sì. Come un missile che va verso il cielo, su. Addome dolcemente attivo, piedi che spingono, nutriamo queste pose con il respiro. E poi lentamente torno al centro, incrociamo le dita delle mani, yoga mudra, ruotiamo i palmi verso l'alto, sì, facciamo scendere le anzi facciamo salire le spalle verso le orecchie, così capiamo dopo cosa scendere, su verso le orecchie e poi le spalle scendono giù, addome attivo, Uddiyana Bandha, piedi uniti e andiamo su su su, sì. Come una colonna, senti la stabilità, la forza, sguardo tranquillo in avanti, la forza, ma anche la morbidezza, per così dire. Stai tenendo su il cielo. Ma senza irrigidirti, ecco. E piano lentissimamente i talloni scendono e le mani fanno questo cerchio qua, lo facciamo tutti assieme. Le mani vanno in avanti, verso di qua. Sì. Quando sono davanti al ventre ruotano, c'è un piccolo cerchio. Questa è una delle sequenze delle mani di Shiva, è in avanti. E andiamo in Tadasana, piedi uniti, occhi chiusi, restiamo qui. E sentiamo qui. Assicurati di non rovinare il tuo sentire con la rigidità. Senti che se irrigidisci le mani, irrigidisci le spalle, non senti niente. Senti il corpo che si apre. E piano gentilmente, cerchiamo veramente questo aggettivo nel movimento, che non resti una parola senza senso. Apriamo gentilmente gli occhietti. Non siamo abituati a aprire gentilmente gli occhietti. E torniamo su e veniamo su col ginocchio destro. Ginocchio destro viene su. Boom. Due mani al ginocchio. Buono, buono, buono. Sì, resto qui. Non è tanto una sfida con la gravità, è quasi cerchiamo di collaborare con la gravità. Mano destra, mano sinistra vostra, mano sinistra volta, vostra, Sikara, cima. E ci apriamo. E lo sguardo si fonde con il pollicione. E ci respiro dentro. Allunghiamo bene il respiro tutti assieme, fuori l'aria. Inspiro in sette. Apnea polmoni pieni 3, fuori l'aria 7, apnea polmoni vuoti, inspiro, apnea polmoni pieni, espiro. Apriamo i polmoni vuoti. Restiamo nel vuoto e inspirando torno. Espirando piano libero e torniamo in Tadasana, posizione della montagna. Le ginocchia non sono spinte indietro, il cuore è ben aperto. Mani che sentono. Assicurati che le curve della colonna siano rispettate, mento parallelo al pavimento, l'occipite che spinge indietro, il C3, diciamo, la zona centrale del collo spinge dolcemente in avanti, le spalle bene rilassate, una dolce cifosi toracica, porta bene l'aria lì tra le scapole e una dolce lordosi lombare. Apriamo dolcemente gli occhietti,
Veniamo su col ginocchio sinistro, penso. Sinistro, sinistro, sì, 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 sinistro. Due mani al ginocchio. Buono, 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 buono. Tipicamente questa posizione quando si fa nello yoga, il piede è cadente, tranquillo. Cadente, che non vuol dire la punta, non è punta, non è piede di ballerina, ma neanche piede a martello. Tranquillo, lì. E un piede lasciato andare giù in posizione naturale. Questo lo vedete molto bene nelle rappresentazioni, ad esempio di Shiva, no? Piede tranquillo lì, lì. Non c'è niente di... non è punta, non è... lì. Sikara, destra. Fondi lo sguardo, senti questi cavi, queste sartie, dallo sguardo lì, e piano, come se fosse proprio una struttura fisica. Apri. Apri bene il ginocchio verso fuori, senti la spalla che si apre, senti l'anca che si apre. Fuori l'aria. Inspiro. Cerca spazio, cerca spazio. Apri i polmoni pieni, fuori l'aria, apri i polmoni vuoti, inspira, c'è tanto spazio, apri i polmoni pieni, fuori l'aria. Apri i polmoni vuoti e inspirando torna ed espirando Tadasana, recupera tutte le curve, senti che nella rotondità c'è la libertà. Inspiro, apriamo gli occhi, Tadasana, es pranam. Inspiro, Anjali Mudra. Padastasana, mi tuffo. Inspiro, Uttanasana. Alza bene il cuore, guarda avanti. Espirando, passo passo dietro. E ci depositiamo pancia giù. Ci sistemiamo bene. Ah, sì, sì. Facciamo tutti assieme, buttando fuori le croste. Inspiro. Lasciamo che le croste che scendono facciano rumore, come quando hai quei operai che se ne fregano, no? Dell'ora di riposo, no? Butta giù i calcinacci. Sì, sì, fuori tutto, fuori tutto. Ciò che ci piace, ciò che non ci piace. Mi rilasso tutto e quando l'aria esce, fuori tutto. Sì. La tensione quando esce si fa sentire, sì. Facciamo ancora una volta e cerchiamo di buttare fuori la tensione che abbiamo nella gola, tutte le cose non dette, non è che dobbiamo dirle, ma buttiamole fuori tutte assieme in questo suono ancestrale. Inspiro dalla gola, tutto quello che non hai mai detto e che avresti dovuto dire. Ancora una volta, magari giriamo la testa dall'altro lato. Sì. Tutto, 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 anche l'indicibile. In. Non sono cose belle, non sono suoni soavi, no. Sono piastrelle che cadono, sono mattoni che si... Esatto, esatto, questo. Piano appoggiamo la fronte a terra. Vado ad incrociare le dita delle mani dietro la schiena, yoga mudra. Avvicino un po' le scapole e le mani vanno su verso il cielo. Appoggio bene la fronte e sollevo tutti e due i piedini verso l'alto, tutti e due le ginocchia, estendo bene le anche. Ah.
Lascio pesare bene giù la fronte, lascio pesare bene giù il bacino. Quasi spingo giù fronte e bacino. Sento che se spingo giù fronte e bacino gli arti salgono più volentieri su. Ancora tre bei respiri qui. E piano giù. E andiamo in posizione del coccodrillo. Perciò i piedi vanno verso fuori, appoggio bene l'interno delle cosce, appoggio la mano sinistra, appoggio la mano destra e appoggio la fronte sulla nocca dell'indice. Makarasana, il coccodrillo. Rilassa bene i glutei. Facciamo bei respiri con la pancia. Piano lentissimamente. Poi quando ci svegliamo la mattina siamo ancora molto rallentati, lentamente ci mettiamo su un fianco e ci mettiamo pancia su, schiena giù, in questa modalità proprio rallentata. Portiamo le ginocchia al petto. Stringiamo le ginocchia. Piano i piedi, vado verso il cielo. Lascia bene giù le braccia lateralmente al corpo. Posso piegare le ginocchia, posso flettere le anche, posso anche mettere le ginocchia un pochino, abdurre bene le anche, l'osso sacro, appoggimento. Il cielo senza tensione. In abdotte. Palmi verso l'alto, testa pesante pesante. Cerco di tenere il capo allineato. Cioè trovo una sorta di simmetria per quanto mi è possibile.
palmi verso l'alto se posso, piedi cadono verso fuori, rilasso bene la mandibola, rilasso bene la gola, mi assicuro che i piedi cadano verso fuori, rilasso bene le gambe. No tensioni alle mani, le mani sono rilassate, sono aperte, non perché le tengo aperte, ma perché si aprono, perché le rilasso. Anche l'aprire le mani è una tensione, semplicemente stiamo usando gli estensori delle dita e non i flessori, è comunque una chiusura. Senti le mani aperte in quella sorta di via di mezzo tra essere chiuse e essere completamente aperte. Rilasso bene la gola. Om Sahana Bhavatu. Sahanahu bunaktu sahaviryam karavavahai tejasvina vaditamahastu mavid Vishavahai. Muovo un po' le dita delle mani. E rilasso. Muovo un po' le dita dei piedi e rilasso. Con gli occhi chiusi, piano, quando voglio, se voglio, mi metto su un fianco. E poi ci mettiamo lentissimamente in posizione seduta. Spalle rilassate. Schiena lunga ma rilassata, spalle ben atterrate. Testa che galleggia sopra il petto. Pollice e indice si sfiorano. E risuoniamo con un om. Un A, O, U, M, una A nella pancia, una O nel torace, una U nella gola e una M nel cranio. Inspiriamo. Restiamo un minuto, il corpo è fermo, lasciamo entrare bene le vibrazioni, lasciamo entrare bene il lavoro, respiro è spontaneo, nessun movimento non necessario.
e anche il respiro, un respiro essenziale, un respiro basico, un respiro spontaneo. Non aggiungerci cose neanche nel respiro. Il respiro sa. Lasciamo che il respiro si acquieti, diventi spontaneo, lasciamo che la mente si acquieti, come queste onde, piano piano. Le mani si uniscono davanti al cuore. Qualche spio di gratitudine verso queste pratiche che ci aiutano a espandere la consapevolezza, a vivere più pienamente. Namaste.